Buongiorno a tutti. La ricetta di oggi sarà un buonissimo risotto con i gamberoni. Riso carnaroli, olio extravergine d'oliva, un po' di passata di pomodoro per fare il sugo rosé, appunto i gamberoni decongelati e cipolla, un po' di sale e prezzemolo fresco. Andrò a pulire i gamberoni togliendogli l'interiora. Qualcuno li sguscerò totalmente, altri li terrò interi come decorazione. Le teste invece le metterò tutte in un pentolino che farò un brodo, appunto, dove allungherò per fare il risotto. Metterò le teste di gamberone, un po' di cipolla, un po' di sale e cucinerò il brodo. Aumentiamo un po' di più la velocità finché i gamberoni non saranno tutti perfettamente puliti e anche sciacquati bene. Ecco fatto, aggiungo l'acqua, metto dentro un pochino di cipolla e aggiungerò un po' di sale. Qui invece prepariamo un piccolo soffrettino sempre di cipolla, che non è proprio cipolla, è tipo quella più delicata, adesso mi sfugge il nome, e scalogno, e ci facciamo fare un piccolo soffrettino con un goccio d'olio d'oliva, d'olio extravergine d'oliva, olio ero, e quando sarà bella dorata aggiungerò i gamberoni, quelli interi, perché sono quelli che hanno bisogno di cucinare un pochino di più. Nel frattempo il brodo sta andando. Ecco, quando la cipolla è bella soffritta aggiungerò i gamberoni. Nel frattempo taglio a pezzettini quelli totalmente sgusciati, che li metterò all'ultimo quando mantecherò il risotto. Hanno bisogno di brevissima cottura questi gamberi sgusciati. Ecco che adesso metto a rosolare i gamberoni, li faccio cucinare in qualche minuto facendoli insaporire. Quando iniziano a essere ben cotti, li sfumo con un pochino di vino. Lasciamo svaporare l'alcol e lasciamo cucinare altri 5 minuti, aggiungendo la salsa di pomodoro, giusto un pochino, e la allungo leggermente con l'acqua, appena appena, giusto per rendere un po' più liquida la salsa. E lascio cuocere qualche minutino ancora, poi toglierò i gamberoni che saranno ben cotti. Ecco, qui aggiungo il prezzemolo fresco, poi appunto toglierò i gamberoni che saranno ben cotti, li poserò in un piatto di portata, mentre nel frattempo butterò dentro il riso a tostare nel sughetto già preparato. Qui vediamo un primo piano dei gamberi e del brodo che sta lentamente cucinando.
fatto tolto i gamberoni e messo il riso. Mischiamo un pochino in maniera che acquisti sapore e allunghiamo subito con il brodo. Questo procedimento dovrà essere fatto abbastanza spesso, come si assorbe, come il riso assorbe tutto il liquido, fino a che non sarà cottura ultimata. All'incirca il riso ci vogliono sempre dai 15 ai 18 minuti. Ecco la prima mestolata di brodo. Il riso ormai è quasi cotto, adesso aggiungiamo i gamberi tagliati a pezzettini. Giusto il tempo della mantecatura del riso, i gamberi saranno cotti a puntino e aggiungerò anche una manciata di grana per dare più sapidità. Mantechiamo ancora qualche secondino, giusto per fare una cremina e lasciare il riso all'ombra. Ora che è tutto cotto, procediamo all'impiattamento. Mettiamo al centro il riso. Poi aggiungiamo per decorazione i gamberi cotti in precedenza. Ora non mi resta che augurarvi buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta.